Intervista di faccia e di profilo è presentata da Ben trovati a questo nuovo appuntamento con Intervista di faccia e di profilo. Oggi parliamo di cinema, parliamo anche di teatro e lo facciamo insieme ad un regista irpino doc, Giambattista Assanti. Ciao Giambattista, benvenuto. Ti stiamo inseguendo da un po', da qualche anno, volevamo ospitarti, eri un po' ovviamente impegnato tra i tuoi film, insomma tra i tuoi progetti. Tu sei, insomma, diciamo, reduce dall'ultimo successo che è Il giovane Pertini, combattente per la libertà, che è il tuo ultimo film, che è girato tra l'Irpini, al Sannio, un po' in Puglia anche, mi raccontavi. Adesso ci arriviamo pian piano. Io voglio un po' conoscere te, oltre il regista, chi c'è. Intanto, quando è che hai pensato di fare regista? Perché tu sei, insomma, irpino, nasci a Mirabelle Eclano. Praticamente nacqui in un cinema di provincia, avevamo solo 100 posti, papà era il proiezionista, mia madre era la cassiera, quindi mia madre, non avendo il tempo di potermi accudire a casa, mi mise in una carrozzina e lì davanti al grande schermo con i film in bianco e nero e tutto il resto cominciai a conoscere il cinema e mi addormentavo, giocavo, piangevo davanti ai bordi di questo grande schermo. E poi chiaramente ci si nasce con una passione insita, una passione dentro. Ho pensato che non potevo fare altro nella vita, era inutile fare concorsi alle poste, alle in banca, poste. Sei nato per fare il cinema. Certo, con un grandissimo sacrificio, perché non mi sono mai trasferito a Roma del tutto. Rimani sempre un po' ancorato a casa, alle tue radici qui, sì, in Irpinia. Sì, anche perché poi nel corso degli anni ci siamo inventati il cinema in piazza, ci siamo inventati tante gestioni, come adesso riesco a gestire questa sala che è il Teatro San Marco di Benevento, in cui faccio un po' di teatro, un po' di cinema di sé, e quindi è una passione che quindi tra un film e un altro riesco a, sempre insomma, a stare in un passo nel cinema e un passo sul set, quindi teatro, cinema, un po' tutto, questo amore incredibile. Quindi dicevi, praticamente i tuoi genitori gestivano un cinema, sì, in paese? Sì, il cinema Carmen. Ah, il cinema, sì, sì, e sì, c'è, sì, ancora questo cinema? Adesso c'è una multisala Carmen, sono 4 schermi, è diventata grande, c'è mio fratello che la gestisce, e insomma, sì, è una delle più belle multisale della provincia e della regione, sì. Che bello, ma senti, però voglio dire, tu comunque vieni da un paesino piccolino, almeno qualche anno fa era un po' più piccolino, sì, di adesso, meno sviluppato, ovviamente come tutti i paesi dell'entroterra. Quanto è stato difficile però affermarti in questo lavoro, che appunto non è come fare l'impiegato, non è un lavoro, certo, per, certo, tutti. E in effetti l'input, la prima marcia me la diede Ettore Scola, quando allora avevo ancora i pantaloncini corti, proiettavo il film Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa, in piazza a Trevico, paese natio di Ettore Scola, e con il quale poi ogni anno io andavo a salutare la madre e i pochi parenti che erano rimasti a Trevico, finché un anno avevo raggiunto 20-21 anni, mi stavo iscrivendo alla facoltà di lettere e filosofia di Salerno, e io gli dissi se potevo seguire un corso di sceneggiatura cinema, sapendo che i docenti c'erano Agia, Scarpelli, Scola, Magni, Leone, e quindi da Salerno prendevo il treno il pomeriggio, andavo a Roma a fare le lezioni, poi rientrando la sera tardi. Sera. E ricordo che il primo giorno di lezione da Scola sbagliai aula volutamente, perché avevo visto questo omone grande, grosso, che era Sergio volutamente Leone. Volutamente bellissima questa cosa. Che era Sergio Leone, ed entrai in sala, così conobbi Leone in quest'aula. E poi ho scoperto che è anche irpino. Non lo sapevo prima, lo sai? Non lo sapevo. Infatti Leone mi chiese da dove venissi, io dissi vengo da Salerno, prendo il treno, faccio l'università, però sono di Avellino. Ma di Avellino dove? Di Mirabelle Eclano. E lui mi disse, lei non sa di dove sono io. E io pensavo, di Roma.
E lui invece, per il sarcasmo e l'ironia, mi raccontò che era nato, che il papà era di Torella di Lombardia, 20 km dal mio paese, e diventammo amici. Quindi forse questo flusso energetico c'era tra voi in qualche modo. Ma quando hai comunicato a casa a tua madre e tuo padre, o meglio al cinema, perché eravate, immagino, lì vivevate il più, insomma, la maggior parte del tempo, voglio fare il regista, com'è stata la loro reazione? Non ho avuto la forza di dirglielo, ma anche il coraggio, perché facevo le lezioni clandestine. Loro sapevano che io ero iscritto a Salerno, però fui beccato un giorno, andando a Roma con mio padre ad un convegno di cinema, le allora giornate professionali di cinema, trovai Enrico Montesano al semaforo, che era un mio docente, si tolse il casco e disse a Giambattia: a proposito, dopodomani non venire che saltiamo, c'è una proroga di lezione. E papà disse: che c'è? E dovetti confessare, però papà disse: ti perdono solo a una condizione, se mi fai conoscere Alberto Sordi. E quindi sì, è successo. Sì. Un mese dopo lui stava girando Tutti dentro, Alberto Sordi, un film che anticipò Tangentopoli, con Age, Scarpelli, Sordi, e chiesi ad Age questo desiderio di mio padre. Infatti papà conobbe Alberto Sordi, una bella foto, una bella conversazione di un quarto d'ora a prendere il caffè un con Sordi. Regalo. Bellissimo, è stata un'esperienza bellissima. Sei stato perdonato alla fine. Sì, certamente. Allora, tanti i tuoi progetti, hai fatto tante cose, tanti premi anche. Nel 2014, quindi diciamo un po' più vicini al nostro periodo, esce nelle sale Ultima Fermata, dove l'entroterra, Irpino, insomma, diciamo proprio anche Campano è omaggiato in qualche modo in questa pellicola. Sì. Tu ci tieni molto a questa cosa e lo hai rifatto poi nell'ultima pellicola, questa che insomma, sì, è uscita con il giovane, sì, Pertini. Quindi insomma un film, però questo qui, L'ultima fermata, che affronta anche i sentimenti molto nobili tra genitori e figli. Insomma, si parla di un padre e di un figlio che si ritrovano però nel contesto anche molto triste di un funerale, insomma. Sì, sì, perché prima di girare il film ho fatto una serie di interviste ai vari ferrovieri, alla gente che prendeva il treno negli anni 60-70. Noi abbiamo raccontato la linea ferroviaria Avellino-Rocchetta-Sant'Antonio, che legava quindi gli emigranti, i loro sogni, che andavano a Napoli per poi prendere la nave per andare nelle Americhe. Stavo guardando anche un po' di immagini. Sì. Poi ci fu la sospensione da parte della Regione Campania della tratta ferroviaria e io decisi di omaggiare questo treno, raccontando una storia che... tante storie che sono simili a tante che ne accadono, che ne capitano, famiglie storie che partono, comuni, che poi si dicono addio, non mantengono più una promessa di rivedersi e poi magari non si rivedono più. E infatti devo dire che è stata una grande scommessa vinta, perché andai a Parigi a contattare Claudia Cardinale, ecco, come attrice protagonista, e dopo 6 mesi lei mi disse sì e festeggiamo in una cena a Parigi bella cosa. Romantico, con questa donna spettacolare. Sì, che persona è, come è stato? Splendida, di è stata tra le persone più positive che io abbia mai incontrato. Scherzando lei mi disse, io dissi: ma perché Claudia hai detto sì? E lei mi disse: non volevo averti sulla coscienza, ti saresti gettato da un ponte. Anche simpatica, anche simpatica, molto ironica. E poi lei ha dedicato il film Ultima Fermata al papà, che era un ferroviere delle linee tunisine, e Bruno Cardinale si chiamava, e insomma è stato, lei mi disse: è arrivato il momento di dedicare il film a mio padre, mi disse Claudia. È la prima volta che l'ha fatto nella sua vita? 145 film, è il primo film che ha dedicato al papà, ma anche perché il papà era un ferroviere. In Ultima e fermata quindi, omaggiamo la storia della ferrovia della di Lino Rocchetta Sant'Antonio. Che bello, com'è stato però dirigerla proprio sul set? Cioè una delle facile, attrici italiane. Facile, che, facile, icona, facile. Non ha mai avuto la sceneggiatura, non ha mai cambiato una virgola, e quindi quando abbiamo fatto una prova di lettura a Parigi, poi ci siamo rivisti sul set, lei non ha fatto altro che rispettare in pieno la sceneggiatura. Solo così un attore o un'attrice non ti crea problemi sul set, anche da un punto di vista di inquadratura. Se abbiamo deciso di montare un carrello in avanti nei suoi confronti e lei dice le sue battute, non abbiamo più sussulti, perché conosciamo a fondo che la sceneggiatura lei la conosce a fondo, e quindi fondo non ci sono problemi. È una persona molto flessibile, molto, insomma, possiamo dire anche alla mano, nonostante la sua grandissima sì, assolutamente carriera. Sì. Non è facile trovarle così grandi e così umili. In quest'ultimo periodo invece stai vivendo, insomma, sulla scia di un altro importante successo, che è l'ultimo film, che è appunto il giovane Pertini. Sì, combattente per la libertà. Combattente per la libertà. Allora, sì.
prima di parlare, intanto questa è la locandina, prima di parlare, di affrontare proprio, entrare nel centro di questo film, così ce lo racconti un po', guardiamo la copertina realizzata da Fabio Capasso proprio sulla figura di Pertini, però Pertini presidente. Vediamo insieme. Proclamo eletto presidente della Repubblica l'onorevole Sandro Pertini. Non vi può essere vera libertà se non vi è anche giustizia sociale. Oggi ci vuole due qualità, l'onestà e il coraggio. Tardelli! Anche gli italiani sembrano più orgogliosi di essere italiani. Sì, naturale. Il popolo italiano non è superiore agli altri popoli, ma non è inferiore agli altri popoli. Ma sarà anche il merito suo, soprattutto. Il merito mio, no, no, non può essere il merito di un uomo. Personaggio. Sì. Questo ovviamente era il Pertini che abbiamo conosciuto come presidente, ma quello che tu hai descritto nel tuo film, che Pertini era? Prima di avvicinarmi a Pertini ho contattato la Fondazione Pertini di Firenze e ho incontrato Stefano Caretti, autore del libro Sandro Pertini, combattente per la libertà, e poi in seguito Valdo Spini, che è stato un grande compagno di partito. Quindi ti ha potuto raccontare, insomma. Sì, mi hanno raccontato testimonianze dirette, efficaci, soprattutto autentiche. E abbiamo decidemmo appunto insieme con Caretti di scrivere la sceneggiatura del film, raccontando il rapporto epistolare che avvenne dal 1929, anno in cui lui andò a Santo Stefano, e la madre Maria Muzio Pertini, fino al 45, quando lui riuscì a fuggire dal 44, il 45 da uomo libero, fu testimone della vittoria dell'Italia sui nazisti. Devo dire che abbiamo, diciamo, un anno e mezzo o due per scrivere il film. Quindi solo per la sceneggiatura, sì. E poi per girarlo quanto ci avete messo? Un altro anno, 3 anni di gestazione. E, la produzione di Paolo Rossi della Genoma Film di Bologna, che in maniera anche entusiastica si è avvicinata al progetto. E il film è uscito scorso ottobre nelle province, poi a dicembre ha fatto invece il giro delle città capozona, perché il regolamento dei David di Donatello, perché è candidato appunto ai David in cui gareggia il nostro film, prevedeva e prevede che deve superare almeno 5 città capozona. Siamo usciti tra Ancona, Bari, Palermo, Venezia e Roma. Com'è stato il pubblico? Ma devo dire che l'esperienza più bella è Firenze. Sì. O perché giocavamo in casa, perché darsi, Pertini e Firenze. C'era il cuore. Firenze, insomma, è stata una serata bellissima, veramente. Stiamo vedendo intanto anche delle foto che riguardano il cast. Sì. Ma in tutte le città, per carità, in tutte le città. A Firenze invece ho sentito proprio una sorta di calore particolare, sì. La sala era piena, una sala del centro di Firenze, 590 posti, ed è stato un 30 dicembre, quindi in pieno shopping natalizio, tra i film forti di Pinocchio, Pinificare e Picore, tutto il resto, essere. Sì. E devo dire, infatti, è un film impegnato, però, insomma, dove tu racconti appunto la storia. Anche in questo film c'è una grande diva, Dominique Sandà, quella di Novecento di Bertolucci, grande attrice francese che abbiamo ripescato con i suoi splendidi 70 anni, e Maria Muzio Pertini, la madre di Sandro. Sandro Pertini, interpretato da un giovane bravo Gabriele Greco, e poi il resto, tutta una serie di camei, tra Massimo D'Apporto, che fa il Pertini vecchio, a Cesare Bocci, che fa Adriano Olivetti, Roberto Nobili. Bei attori, bei personaggi. Sì, belli. Anche qui diamo un po' sempre di immagini, sì. Un po' di backstage. Sì. Allora, quando si racconta la storia di un personaggio, soprattutto così importante, no? In qualche modo lo si conosce anche un po' da vicino, anche se non c'è più. Sì. E che cosa ti è rimasto di Pertini come idea, come, non lo so, ideale, come leggendo messaggio? E rileggendo le sue lettere, non ho riletto la sceneggiatura, sì, quella l'ho riletta per una questione tecnica, ma mi andava di rileggere le sue lettere. E ho riscoperto, e spero, insomma, che sia andato proprio così, un Pertini severo, asciutto,
severo prima con se stesso e poi con gli altri. Sì. Pensa che c'è una sequenza del film in cui lui, dopo 14 anni di prigionia, legato con l'allora fidanzatina dell'epoca, si chiamava Matilde, ebbene la lascia la vigilia dell'8 settembre del 43, dopo 14 anni di prigionia, la lascia perché il paese ha bisogno di lui. Una scelta che a livello sentimentale, no? Insomma, è una molto dolorosa, certo. Eppure lui l'ha fatta perché, ripeto, ha fatto i conti con la storia, e quindi severo prima con se stesso e poi con gli altri. Quindi con la priorità che era quella del paese, ha dovuto scegliere anziché un altro, se stesso. Esatto, un altro momento forte è quando lui si inaridisce con la madre, quando la madre praticamente chiede la domanda di grazia a Mussolini. E lui, venuto a conoscenza della domanda di grazia, intima alla madre di non ricevere più notizie da parte sua, perché non avrebbe mai dovuto firmare la domanda di grazia. Lui era molto malato di tubercolosi, ha rischiato la vita più volte, e la lettera lo raggiunge, credo, nel 32, quando al carcere di Pianosa, sanatorio giudiziario. Mamma mia, quindi un personaggio veramente molto severo. Severo e immenso, un film da non perdere. Ma è ancora possibile vederlo in qualche sala? Perché è uscito ottobre, quindi uscito, diciamo, ottobre, già... Adesso credo che a febbraio lo rifaremo senz'altro, anche perché cade il 30° della scomparsa di Sandro Pertini. Lui morì il 24 certo. febbraio del 90, e in questa occasione, manco a farlo apposta, è anche il mese dei David, lo proietteremo spesso. Abbiamo fatto due cose che credo Pertini sia stato d'accordo con noi. L'incasso, quando siamo andati a Venezia, essendo una città chiave, abbiamo devoluto l'incasso alla città, c'era l'acqua alta. Pertini lo avrebbe fatto. E il 24 febbraio invece saremo all'ospedale Sandro Pertini di Roma, dove faremo vedere il film ai bambini. Perché chiaramente, e credo che anche questo Pertini lo avrebbe fatto. Sicuramente, insomma, un gesto di grande umanità che avrebbe sicuramente condiviso. Adesso ci guardiamo il trailer del film, così insomma facciamo vedere anche alle persone che non l'hanno visto di che cosa si tratta. La nostra giovinezza abbiamo gettato nella lotta, senza badare a rinunce per riconquistare la libertà perduta. Continua a chiedermi se siamo riusciti davvero a cambiare il nostro paese. Ma posso dire che ci abbiamo provato. Per Dio, se ci abbiamo provato. Bello, belle anche le musiche. Sì. Bella. Le musiche sono di Guido De Gaetano, che è stato e lo è ancora oggi uno dei migliori allievi di Ennio Morricone. Quindi, si sente. Lo stile di Morricone traspare da questo lavoro che ha fatto De Gaetano, sì. Riconoscevo anche delle location, insomma, molto familiari, Santa Croce del Sannio, sì. Colle Sannita, che un po', insomma, sì. Io sono un po' a casa, diciamo, sì. In Irpinia anche, sì, diversi comuni. Infatti a Benevento, grazie all'ente provincia del Presidente De Maria, siamo riusciti a girarlo a Santa Croce del Sannio, una parte delle riprese, a Colle Sannita, con il comune di Colle, che veramente è stato ospitale al 100%, molto disponibile. Poi abbiamo girato a Benevento città e infine a Vieste, dove cercavamo le zone di mare, quindi dovevamo reinventarci Ponza, dovevamo reinventarci Ventotene, e lo abbiamo fatto tra Peschici e Vieste, quindi sfruttando la natura selvaggia. Mentre gli interni con la Sandali abbiamo girati a Taurasi e Montefusco. Quindi un po' a casa tua, diciamo, in Irpinia, sì, sì, qualche... molto più semplice. Più semplice. Hai coinvolto anche molte persone dei posti, insomma, dove hai girato, quindi molte comparse. Com'è certo. stato anche lavorare con loro? Ecco, guarda, tutti mi hanno sorpreso tutte, no? Non c'è stato mai un errore di una comparsa. In genere le comparse, anche la più attenta, rischia di guardare in macchina, nella MDP, nella macchina da presa. Invece niente, anche i bambini di Vieste, incredibilmente, nessuno già. Ha guardato in macchina. Quello è l'errore più frequente, certo, che si fa. Certo. È un errore anche naturale. Naturale, non siamo, certo, le comparse non sono abituate all'occhio della macchina da presa. Eppure nessuno,
è riuscito a sbagliare. Direi che siamo stati anche fortunati. Bene, il film è stato presentato al Cinema San Marco di Benevento, sì, recentemente, ottobre se non sì, mi sbaglio, no? E dove insomma, avete avuto un pubblico nutrito soprattutto di giovani, è stato presentato a sì, anche alle scuole, esatto, scuole. Sì, sì, anche se la prima è stata fatta al Senato. Ecco, il 25 sì, settembre del 2019, perché il 25 settembre è il giorno della nascita di Pertini. Lui nacque il 25 settembre del 1896. Lo abbiamo omaggiato al Senato della Repubblica e c'è stata un'ampia partecipazione. E poi c'è stato il TG2 che ha fatto un bel servizio su Pertini, sulla nascita. E poi in seguito c'è stato Marzullo che ha parlato bene del film, fortunatamente. Fortunatamente. Irpino, anche Marzullo, voglio dire. Insomma, meno male, no, meno male. Però anche noi di Lab TV abbiamo seguito ovviamente la presentazione dell'evento che c'è stato a Benevento e adesso vediamo questo servizio a cura del collega Enzo Colarusso che ha curato appunto proprio il servizio di quanto è stato presentato al Teatro Benevento. Lo guardiamo insieme. Al Cinema Teatro San Marco la prima di Il Giovane Pertini, ultimo lavoro del regista irpino Giambattista Assanti. Tanti ragazzi per questa pellicola che affronta la parabola politica e umana di Pertini, gli anni giovanili e quelli dell'impegno politico e della lotta al fascismo, che costò al futuro Presidente della Repubblica ben 10 anni di galera durissima. Assanti, insieme ad Amerigo Cervo, comparsa straordinaria nel film, è il tributo ad uno dei grandi artefici della libertà riconquistata dopo la sciagurata guerra di Mussolini. Dovevamo e avevamo questa necessità di raccontare gli anni di formazione giovanili, la sua prigionia, il suo ostinato coraggio che nella società di oggi è inverosimile, ritrovare un prigioniero politico così ostinato e nel raggiungere la libertà e soprattutto il rispetto e la solidarietà dei suoi compagni politici. Che direbbe Pertini del quadro politico attuale? Quello che dice nel film. Dice nel film tutti questi anni ci abbiamo provato a cambiare questo paese, non lo so, però posso solo dire che ci abbiamo provato, non siamo riusciti a migliorarlo, non lo so, a cambiarlo, non lo so, una cosa di sicuro è che ci abbiamo provato. Che bello, questi sono i messaggi che, ecco, sì, uno dei messaggi che ti sono rimasti, che insomma è importante in sì, qualche modo non rimanere fermi, alla fine è un po' questo il concetto, no? Di fare qualcosa, provarci, sì, ma infatti, questo vale per tutto. Sì, anche nelle ultime lettere che noi non abbiamo inserito nel film, ma le abbiamo lette tutte, perché soprattutto dopo essere tornato il Presidente della Repubblica, lui era molto amareggiato. In effetti ricordiamo che lui fu eletto nel luglio del 78, 3 mesi prima c'era stato Moro, il delitto Moro. E l'Italia sembrava che andasse incontro a un declino inevitabile e lui con profonda amarezza, tra le altre cose, ha vissuto i momenti belli ma anche i momenti brutti. Ricordiamo il dramma di Vermicino, di Alfredino. Mamma mia. Il 2 agosto dell'80, esatto, la strage della stazione di Bologna, il terremoto dell'Irpinia nell'80. Sì, pagine tristissime della cronaca. È stato sempre presente, dell'Italia, così come è stato presente anche con la famosa vittoria Italia-Germania. L'abbiamo visto anche prima nel nostro esatto, servizio, sì, sì. Esatto. Insomma, un presidente molto presente, molto umano. Invece sempre riguardo al film, i riconoscimenti che hai avuto, che ti hanno fatto più piacere proprio in merito a questo film? Ma il fatto di comunque di riuscire a essere inseriti nella gara dei Davide, già questo è molto molto importante, perché significa che è un film nazionale. E poi il fatto che comunque con l'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, il film è esteso a tutto il territorio nazionale dell'ANPI, quindi soprattutto per i giovani. Infatti l'11 e 12 sono a Torino con l'ANPI, il 28 siamo ad Ancona, quindi andremo tutto il mese di febbraio, l'altro ieri eravamo a Palermo dove quindi è uscito veramente il film con l'Ampi, sì, e anche perché il Lampi dove è io un tappeto volante, pensavo che fossero tutti vecchietti, ma no, perché un 18enne può iscriversi all'Ampi andando a condividere i valori di coraggio, di lealtà, di libertà, certo, quindi potremmo certo, essere tutti Ampi. Abbiamo parlato di cinema, ma tu ti occupi anche di teatro, come abbiamo detto prima. Un altro grande tuo amore, sei direttore artistico di una kermesse molto seguita, ecco, lo vediamo, al Teatro San Marco di Benevento, è Invito al Teatro. A che edizione siamo? Questa è la seconda? Questa è la
La terza. Che abbiamo visto già Marisa Laurito domenica 26 gennaio, adesso si riparte con Catherine Spack dal 9 febbraio. Sì. Bel cartellone. Bel racconto di Liliana Segre, avevo solo 13 anni, dove anche qui abbiamo tentato di rimanere molto nell'autenticità. Poi abbiamo Paola Antoni, che fa uno spettacolo molto molto carino sulla nostra solitudine con il telefonino, un po' Perfetti Sconosciuti a teatro. A teatro. Dove lui per 1:30 discute con il suo telefonino e coinvolge il pubblico con il telefonino, scendendo in sala a controllare, molto... chiedendo il permesso agli spettatori, i vari messaggi che hanno nel corso delle giornate. Farà sicuramente ridere, ma anche riflettere. Sì, insomma, molto. Una cosa molto. Paolo Antoni è un personaggio estremamente sensibile e intelligente, è uno dei migliori comici partenopei che abbiamo oggi. E poi abbiamo un ottimo racconto revival su Domenico Modugno. Gianfranco Ricciotti, che è la cover band di Domenico Modugno, ci racconta la vita, la storia, le canzoni del grande Modugno, da Meraviglioso a Volare, cantando e poi presentando il brano anche in alcuni aspetti che noi non conosciamo, dove lui mi ha raccontato al telefono che Meraviglioso lui non la voleva cantare, nonostante fosse stata scritta da allora un giovanissimo Riccardo Pazzaglia, che lo ricordiamo come uno degli autori di Arbore, quella del Cavalluccio di Luciano De Crescenzo, il Cavalluccio Rosso. Ebbene, aveva molti dubbi Domenico Modugno, invece è stato un successo che ancora enorme, oggi... Enorme. Poi abbiamo due fuori abbonamento, uno con Adriano Giannini, che dovrebbe recitare il commissario Giuliano, un evento dedicato a Boris Giuliano, il cui figlio oggi è il questore di Napoli. Sì. E poi abbiamo D'Apporto, che fa un omaggio a Aldo Moro, nel prossimo maggio, sul caso Moro. Okay, e quindi... impegno civile, ma anche che si concilia con il divertimento. Un bel cartellone, insomma, quindi dal 9 febbraio continuate ad andare al teatro, cioè un bel invito al teatro, insomma. Bisogna andare a teatro, perché com'è la salute del teatro italiano? O in questo meglio, caso meglio di quella del cinema, il teatro va meglio. Sì, sopravvive, insomma, il sta cinema, più in salute. Sì, il cinema quest'anno sembra che stia andando bene, però diciamo c'è... di film veri di qualità, insomma, stanno soffrendo rispetto ai film forti che incassano e che fa a tutti un gran piacere. Il teatro invece continua ad incassare le cose belle, quindi le cose che hanno ancora va... un valore. E spero che il pubblico di teatro vada pure a cinema, altrimenti ci saranno due tipologie diverse: bambini e ragazzini a cinema e persone adulte a teatro. E facendo invece così bisogna, rischiamo insomma, di non avere gli adulti a cinema. Sì, ci dovrebbe essere uno scambio. Quando parli di cinema buono, cosa intendi? Cioè, nel senso, il cinema quello impegnato o non necessariamente deve essere impegnato per essere di qualità? No, non necessariamente, anche di genere. Ricordiamo che Leone ha fatto solo 8 film. Non ha fatto di questi 8 film, sfido chiunque a trovarne uno mediocre. Sono 8 capolavori. Allora bisogna fare il film anche di genere, non possiamo essere tutti Fellini, bisogna anche cercare il cinema di genere, far innamorare un po' come il cinema americano, quello di Spielberg, quello di Meryl Streep, quello di Redford. Ci sono dei limiti in Italia per il cinema, cioè, non lo so, a livello di produzione, perché è così complicato rispetto agli Stati Uniti, per esempio? Perché gli Stati Uniti credono ancora nelle idee. Puoi anche essere un signor nessuno, ma se Tom Hanks decide di riceverti è perché ha letto 4 paginette e quindi ha pensato che tu possa avere un'idea buona per fare un film. Qui i produttori oggi non sono più quelli di una volta, vengono messi dai partiti e quindi diventa... All'epoca, devi sapere, quando io studiavo sceneggiatura, c'erano ancora i produttori, che Pio Angeletti, Adriano De Micheli, Cristaldi, si riunivano al bar in Piazza del Popolo con i loro copioni e dicevano: io ho 2 film con Sordi, tu uno con Gassman e io 3 con Manfredi. E quindi giravano i film, ma erano signori produttori che sapevano leggere una sceneggiatura. E oggi la prima cosa è scrivere, saper scrivere bene, imparare la tattica, fare molta gavetta,
cosa che sembra che siamo tutti terrorizzati dal fare gavetta. La gavetta non solo è nobile, certo, ma ti dà la possibilità poi di fare veramente un film dignitoso, di conoscere le regole del lavoro. Certo, come certo, ogni lavoro, questo ha delle però regole. Poi bisogna importanti, essere fortunati e trovare una produzione che effettivamente continua a sognare un po' insieme al regista. Una produzione che comunque dice: beh, facciamo cinema, facciamo un bel film, anche divertente, una bella commedia, però facciamola come si deve, insomma. Cosa bisogna fare secondo te per promuovere, fortificare, preservare in qualche modo sia il cinema che il teatro italiano? Cercare la formazione dei ragazzi. Io giro in tante scuole, cerco di far capire ai ragazzi che bisogna leggere molto. Anche leggere, guarda, le biografie dei grandi. Sapere che Fellini... ci furono anni in cui Fellini, oggi parliamo di Fellini come premio Oscar, anni in cui il suo corpo era talmente esile, ma solo per una questione che non mangiava, perché non c'erano i soldi per mangiare, Fellini. Oppure Aldo Fabrizi era in una trattoria, c'era un giovane sceneggiatore, si chiamava Luciano Vincenzoni, sta per entrare per chiedere a Fabrizi di potergli pagare un piatto di pasta e lenticchie, e con il piede calpesta un foglio di giornale, c'era una notizia: hanno rubato un tram, cioè un tranviere aveva rubato un tram la notte e aveva portato il figlioletto in giro per Roma, perché il figlioletto diceva a Roma che il papà era il padrone del tram. Nasce in pochi minuti una storia. Lui va da Fellini, si precipita da Fabrizi, si precipita, il cameriere lo sta allontanando, Fabrizi dice no, dice: guardi, ho un film per lei. Dice: come un film per lei? Dove l'hai scritto? Ce l'ho in mente. Si chiamava Ho rubato un tram, e Fabrizi gli pagò il piatto di pasta e lenticchie e gli diede 1 milione come acconto. Mamma mia, è un film proprio questa storia. Filmato sui fazzoletti del ristorante, della trattoria. Sito Vaglioli. E quello mangiò, si chiamava Luciano Vincenzoni. Che cosa ha scritto Luciano Vincenzoni? Ha scritto Il buono, il brutto, il cattivo in seguito, ha scritto Per qualche dollaro in più con Leone, ha scritto L'orca assassina. Mamma mia, Cioè, squilla il telefono alle 3 del mattino, Dino De Laurentiis gli dice, in napoletano: a Luciano, qua è uscito in America un film su un pesce, lo squalo, fammi pure tu un film del genere. Ma non lo so, quello è un certo Steven Spielberg. Un certo, ma sta facendo un sacco di soldi. A Luciano, che dici? Luciano, una settimana e riuscì a scrivere L'orca assassina con Richard Harris, successo internazionale di Dino De Laurentiis. Chi non l'ha visto? Mamma mia, brivido, mi ricordo da ragazzina, era uno dei film effettivamente insieme allo squalo andava proprio forte. E tu, prossimi progetti? Qualche altro film? Questa volta devo superare i confini dell'Italia, se voglio veramente adesso un altro film, un terzo film più forte, anche produttivamente, anche in maniera di distribuzione, per respirare un po', perché non posso anche fare il distributore del film dopo che l'ho girato. Mi è capitato con Ultima Fermata e anche con Il giovane Pertini, e l'ho fatto molto volentieri. Il terzo film è il ritrovamento di un vecchio... Quindi c'è. Cioè, vuoi che lo racconto o mi fermo? No. Se raccontiamo sinteticamente. L'anticipazione ci vuole. È la storia di un ritrovamento di un rullo del 1926, cinema muto, uno dei capolavori del cinema muto, si chiamava Napoli che canta, che porta la regia di Roberto Roberti. E in realtà dietro quel nome si nasconde lo pseudonimo, il nome vero, anagrafico, di Vincenzo Leone, nato a Torella dei Lombardi, papà di Sergio, che aveva collezionato una serie di capolavori del cinema muto, che in virtù dell'antifascismo che lui approvava nei confronti del regime e nei confronti di una famiglia di Torella dei Lombardi che lo avrebbe diseredato dalla proprietà terriera, l'aveva messo perché lui doveva fare giurisprudenza, doveva laurearsi e fare l'avvocato, aveva messo da parte la laurea e comincia a fare il cinematografo, conoscendo Edvige, che poi diverrà sua moglie, un'attrice, e conoscendo Antonio De Curtis in arte Totò, che gli fece una poesia sul film, che poi è stata musicata da Giuni Russo prima che morisse qualche anno fa. E la canzone, cioè la canzone la poesia, A più bella cosa si chiama, A più bella cosa, che puoi andare su internet, chiunque di noi la possiamo può trovare, ascoltarla. Sì, la può trovare. E questo film viene ritrovato, questo rullo, dopo 70 anni, la storia ci dice che una signora americana, una certa Eleonora, lo abbia trovato, l'abbia dato alla Cineteca di Milano.
e praticamente era l'unica copia. Noi abbiamo scritto una storia tra questa turista americana e un sacerdote di un convento di Sorrento, dove speriamo di ambientare il film, in cui si ritrovano tra le mani questo rullo e scoprono insieme che il tesoro è un tesoro che nasconde tante bellissime immagini e che nasconde un pezzo di storia di Napoli che è stata un po' quasi dimenticata, bistrattata. Sì, quindi ricattata. Insomma, un film che omaggerà un po' il cinema stesso, un grande nome. Come sì, il cinema stesso, il grande Leone. Nome di Leone. Fortunatamente io ho scritto alla famiglia Leone, che già conoscevo da tempo, e da ti hanno dato l'ok. Avendo frequentato Casa Leone, portavo i famosi torroncini, i nostri fusilli avellinesi, li portavo a Sergio. Loro, senza grandi difficoltà, la famiglia mi ha mandato una mail in cui mi si autorizza a poter fare il film. Wow. Questo è molto importante. E quindi bisogna mettersi all'opera. Gli attori già hai pensato, più o meno ci puoi dare qualche anticipazione? Abbiamo messo un'opzione su tre nomi: Daniele Pecci, Sergio Castellitto, Raul Bova. Vediamo, dovremo girare tra ottobre e novembre. E vediamo quali di questi tre riusciamo ad averli. E il titolo del film già c'è? Ci puoi anticipare? Il cinema ritrovato. Il cinema ritrovato. Ricordatevi questo titolo, perché tra un annetto ci ritroviamo qui e guarderemo questo trailer che attendiamo. Esatto, e non l'abbiamo chiamato il film ritrovato. Perché il film è il film. Il cinema invece può essere un modus vivendi. Quindi ritrovarsi anche a livello sentimentale, ecco perché il cinema ritrovato e non il film ritrovato. È molto più romantico, sì, c'è più poesia. È un modo anche di dire ci siamo ritrovati vivendo. Certo, certo. Che il film due ore finisce, il cinema no, può anche essere un modo di vivere. Certo, uno stile di vita, vero? Sì, uno stile di vita, con i ricordi, con la nostalgia, giusto? Tutti gli ingredienti appunto che sono nel cinema. Ecco perché il cinema è ritrovato. Bellissimo. Gian Battista, ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi. Sono io a ringraziarvi. E ti aspettiamo davvero un anno, lo diciamo adesso, ti vogliamo qui con il cinema ritrovato. Non mancate la prossima puntata di Intervista di Faccio di Profilo. Grazie. Grazie, grazie, grazie a voi. Intervista di Faccia e di Profilo è stata presentata da